segnata dal vicecomandante, il Comando Militare Autonomo della Sardegna, generale di divisione Natalino Madeddu. Con decreto 933, in data 12 dicembre 2008, il Ministro della Difesa ha conferito al Tenente Colonnello Massimo Raccampo la Croce d'Oro al Merito dell'Esercito, con la seguente motivazione. Comandante di Battaglione Bersaglieri, posto al comando di un complesso tattico, comprendente anche unità di fucilieri di Marina e cavalleria blindata, incaricato di assumere il controllo sul fiume Eufrate, in prossimità dell'abitato di Annasseria, dimostrava nell'assolvimento del compito ricevuto eccezionali doti di freddezza, coraggio e perspicacia. Dopo un aspro combattimento, assunto il controllo di un estremo del ponte, malgrado il violento fuoco avversario, allo scopo di acquisire informazioni sulla situazione, si esponeva ripetutamente dove il rischio era più alto, per intraprendere senza alcun indugio le operazioni di ricognizione sulla sponda opposta. Coordinava inoltre, in maniera impeccabile, le pedine tattiche poste ai propri ordini, riuscendo a neutralizzare, con azioni selettive, le più pericolose sorgenti di fuoco avversarie e fornendo nel contempo dettagliate informazioni al comando superiore. In particolare, si avvedeva della presenza di civili inermi utilizzati quali scudi umani e scongiurava così la possibilità che le unità ai propri ordini provocassero perdite tra la popolazione civile. Manteneva quindi per 18 ore le posizioni raggiunte, facendo fronte alle offese avversarie fino al cessare dei combattimenti. Figura nobilissima di comandante, chiaro esempio di elette virtù militari, di non comune coraggio e di profonda umanità. Annasseria, Iraq, 6 aprile 2004. Centocinquantaduesimo reggimento, fiat!